Buonasera a tutti. Il campionato di Serie D ha visto una protagonista al Miramare che è stato il Manfredonia. Il team allenato da Mister Vadacca ha vinto in maniera eclatante per 4-0 nell'ultima tornata, nell'ultima di campionato e praticamente ha in un certo qual senso messo il sigillo sulla salvezza diretta. Manca solo la matematica, ma senz'altro la matematica verrà con le partite della prossima domenica. Il Manfredonia ha battuto la Turris per 4-0, come detto, una vittoria bella, spumeggiante, una vittoria che però è stata anche contraddistinta dalle polemiche, perché parleremo proprio delle polemiche attraverso il comunicato stampa che è stato diramato dalla società sportiva della Turris, che ha accusato l'arbitro di un atteggiamento a senso unico, addirittura di un'ipotesi, addirittura di vendetta nei confronti della Turris per episodi che risalgono alla stagione scorsa. Però di questo ovviamente non vogliamo aggiungere polemica alla polemica, vorremmo semplicemente dire che ne accenneremo, però è chiaro che il Manfredonia ha disputato la sua onesta partita sul campo, ha vinto, certo è stato agevolato dalla presenza di 10 uomini in campo e non di 11 come normalmente dovrebbe accadere fin dall'ottavo minuto del primo tempo, ma il calcio è anche questo, ogni tanto si riceve e tante volte purtroppo si dà. Con gli ospiti di questa puntata parleremo del campionato di Serie D, dell'ultima giornata, quindi dell'ultima del campionato di Serie D, ma parleremo anche del calcio a 5, di questa Futsal Donia che sta ottenendo davvero un grosso successo a livello agonistico con il fatto di aver acquisito la matematica, anzi, ha acquisito la certezza di disputare anche a livello matematico la finale regionale dei playoff, quindi eviterà addirittura il primo scontro proprio a causa dei maggiori punti di differenza, dei punti di differenza che separano la seconda in classifica dalla quinta. Parleremo della Futsal con il presidente della Futsal che è Luigi Esposto, un co-presidente, visto che poi ci sta anche l'altro presidente. Bentornato e bentrovato al dottor Luigi Esposto. Parleremo con il nostro Antonio Castriotta del campionato di Serie D. Aggiungiamo anche a Castriotta il titolo di avvocato, visto che abbiamo usato il titolo con il dottor Luigi Esposto, e non ultimo anche il dottor Baldassarre, che merita a questo punto di essere citato proprio per la sua totale ubiquità nello stadio Miramare e un po' dappertutto, collegamenti con le televisioni, telecronache, radiocronache, interviste e abbiamo addirittura quest'oggi una doppia intervista con due calciatori, due protagonisti della partita disputata contro la Turris. Bentornato Antonio, bentornato Antonio. Ciao Vincenzo, un saluto. Grazie. Ovviamente io resto sempre dell'avviso che gli inviti li faccio, però da parte tua non vengo mai invitato alle tue trasmissioni. Mi dispiace, però. Non è vero, intanto tu sei padrone di casa, quindi puoi venire anche senza essere invitato, visto che dal momento che sei il direttore di Manfredonia TV, per cui non c'è bisogno di inviti. Il problema è che tu non vieni perché sabato pomeriggio sei affaccendato in altre faccende a cui tieni di più, probabilmente, che i tuoi programmi. Beh, tengo di più al dottor Luigi Esposto perché seguo le vicissitudini della sua squadra, della sua formazione. Io vorrei iniziare proprio con Antonio No, Vincenzo, intanto Baldassarre. io ero preoccupato perché non hai salutato, come fai sempre, tutti i tuoi telespettatori con un carissimi che di solito accorcia molto le teledistanze che ci sono. Quindi io ti invito davvero a rivolgerti a loro come fai Beh, io sempre. saluto tutti gli amici, quelli che ci seguono da Manfredonia, ma sono Carissimi. carissimi e sono tantissimi anche quelli che ci seguono oltre il territorio sipontino. Noi siamo visibili in tutta la Puglia, per cui salutiamo, soprattutto voglio salutare gli amici di Monte Sant'Angelo, so che sono numerosissimi quelli che seguono da Monte Sant'Angelo, per cui ne approfittiamo. Tra l'altro qui sono di casa,
anche i calciatori che hanno indossato la maglia del Monte Sant'Angelo, molto spesso sono stati ospiti di Antonio Baldassare. Un saluto ovviamente a Matteo D'Arienzo che ha guidato, che sabato è stato a Parlando di Sport e ci ha raccontato della bella stagione sofferta, però alla fine bella, coinvolgente, travolgente, che ha portato la salvezza il Monte Sant'Angelo. Il Monte Sant'Angelo targato molto Manfredonia, perché come ci sono molti ragazzi delle giovanili del Manfredonia, Lupoli, Manzella, Antonio Simone, tra i pari di Palma, quindi davvero una vittoria che ha, come sempre succede nelle squadre di Monte Sant'Angelo, ha un po' di Manfredonia, il che insomma non sconcia. E visto che parliamo di Monte Sant'Angelo, salutiamo con affetto il nostro Giuseppe Coccia, calciatore del Manfredonia, che è stato vittima di un incidente molto brutto. Una gomitata ha costretto il nostro calciatore a uscire dal campo anzitempo. Aveva disputato una bellissima partita, per fortuna non ci sono conseguenze, se non addirittura 3 punti di sutura che ha dovuto subire all'altezza dell'orecchio di sinistra o di destra, non ricordo, se non sbaglio deve essere di sinistra. Sinistra. Di sinistra, sì, perché poi dopo lo vedremo nell'intervista che manderemo, che è stata realizzata proprio da Antonio Baldassare. Allora, Antonio Castriotta, un Manfredonia spumeggiante, ha vinto per 4-0. Ci sono accuse da parte dei dirigenti della Turris nei confronti di Adalberto Fiero di Pistoia, il direttore della partita, il quale viene accusato di aver arbitrato a senso unico, di aver adoperato un sistema di misura troppo tassativo nei confronti della Turris e addirittura di aver penalizzato la Turris in occasione del penalty, estraendo subito il cartellino rosso nei confronti del portiere Abagnale, quando normalmente, a loro dire, si estrae il cartellino rosso soprattutto perché si è trattato di un fallo che è avvenuto oltre il quadrante della porta, quindi sulla sinistra, in un punto che è diverso dal quadrante della porta. Io vorrei una tua interpretazione, visto che sei un esperto del settore arbitrale. Ma francamente il calcio di rigore è stato ineccepibile. Certo. Cioè, il fallo si è verificato e benissimo ha fatto l'arbitro a sanzionarlo con la decretazione del calcio di rigore. Diversa invece è la valutazione sul provvedimento disciplinare. Francamente, per quello che ho visto io, secondo me sarebbe stato sufficiente semplicemente un cartellino giallo. Questo perché? Perché non era, a mio avviso, una chiara ed evidente opportunità di segnare una rete. Per quanto il calciatore abbia ricevuto palla e si involava verso la porta avversaria, però non era nel cono centrale della porta, quindi si era un po' defilato sulla parte destra della porta. Sì. Quindi era, diciamo, dove c'è il vertice dell'area di rigore, 2 metri dentro. Quindi il fallo da rigore è avvenuto, diciamo, sì, all'interno dell'area di rigore, però molto defilato rispetto alla porta. Peraltro c'era anche la possibilità da parte dei difensori di poter comunque sia presidiare la porta in sostituzione del portiere. Comunque l'arbitro l'ha valutata in questo modo, può succedere, però dopo è chiaro che quella valutazione ha in qualche modo condizionato poi tutto il resto della gara, perché giocare poi altri 82 minuti più il recupero in 10 non è assolutamente semplice. Si affrontava il Manfredonia, una diretta contendente alla salvezza. Quindi la Turris si è dovuta privare del portiere titolare, ha dovuto mettere tra i pali un portiere sicuramente meno esperto rispetto al titolare. E quindi, ma ha giocato con un uomo in meno. Non soltanto, e ha giocato poi con un uomo in meno. Della superiorità numerica si è poi avvantaggiato questo Manfredonia, che ieri era un Manfredonia in palla, questo bisogna dirlo. Abbiamo aggredito la Turris. Io credo che anche in 11 avremmo vinto questa partita, non ho nessun dubbio, anche perché dopo l'atteggiamento della Turris qui è stato un atteggiamento dal punto di vista tecnico non bello a vedersi. Hanno fatto fallo per tutta la partita, cioè
tanti calcioni, tante proteste nei confronti del direttore di gara, e sicuramente non lo hanno agevolato poi nel proseguo della direzione arbitrale, perché sì, è pur vero che l'arbitro può incorrere in un'errata valutazione, però poi è anche compito dei calciatori far sì che di mettere l'arbitro in condizioni di poter continuare la direzione arbitrale con uno stato d'animo, diciamo, di tranquillità. Invece ho visto che dopo quell'episodio, ahimè, purtroppo, su ogni decisione che l'arbitro, anche giusta, ogni volta che sanzionava un fallo o qualcosa, erano sempre lì a protestare. Tant'è vero, se avete notato, il numero 10 della Turris, che protestava di continuo, è stato anche ammonito per un fallo di gioco. Al secondo tempo il mister l'ha sostituito. Certo. Perché sapeva benissimo che se continuava a rimanere in campo, quasi sicuramente sarebbe stato espulso. Quindi, sì. Poi, tornando al discorso di quelle affermazioni che sono state fatte all'indomani della gara dal presidente o non so, dal dirigente della Turris, io credo che siano dichiarazioni molto ma molto gravi, su cui auspico che l'ufficio indagini della FIGC apra un'inchiesta. Perché poi a questo punto o si accerta che quello che è stato detto all'arbitro è vero, allora in questo caso verranno presi provvedimenti all'esito dell'istruttoria, ovviamente nei confronti dell'arbitro, se le ha dette queste cose, perché io ho letto un'intervista dove loro sostengono che l'arbitro avrebbe dichiarato: vi faccio pagare il calcio di rigore che l'anno scorso c'è stato con non so con quale squadra, oppure se sono cose inventate è chiaro che qualcuno deve pagare le conseguenze, perché credo che poi ci sia la diffamazione nei confronti della categoria arbitrale, dello stesso arbitro che ha diretto la gara. Vabbè, anche perché poi l'ufficio inchieste non ha un diverso metro di indagine rispetto a quelle che sono le indagini giudiziarie, per cui ascolterà prima le dichiarazioni dell'arbitro, perché sì. È facile poter mettere assieme 4 o 5 elementi che dichiarano la stessa cosa e accusare il direttore di gara di una frase che a loro dire è stata detta. Ma probabilmente erano loro che avevano da recriminare su una direzione arbitrale dell'anno scorso dell'arbitro su quella situazione, sì. E hanno messo in bocca all'arbitro parole che sicuramente io ne sono convintissimo non le ha dette. Poi sul discorso del provvedimento disciplinare, l'ha vista in quel modo, io ritengo che ci sia sempre la buona fede, probabilmente lui nella posizione in cui era dal campo avrà visto la chiara ed evidente opportunità di segnare la rete, comunque è stato tempestivo, non è che ci ha riflettuto, è andato direttamente con il rosso. Dopo, chiaro, se uno va a fotografare quell'azione con la tranquillità, magari in una posizione differente, la vedeva in tutt'altro modo, probabilmente sarebbe uscito con il giallo. Questa è la mia valutazione. D'accordo. Fermo restando che io non credo che quell'episodio sia stato poi tanto influente da determinare il risultato finale, perché il Manfredonia ieri era in palla, ha giocato benissimo, quindi io credo che comunque la partita sarebbe terminata con la vittoria del Manfredonia. Beh, io posso invece, era anche presente Antonio Baldassarre, come posso dirti che alcune decisioni arbitrali condizionano la partita. Martedì scorso siamo stati a Ruvo di Puglia assieme al collega Antonio Baldassarre a seguire proprio la gara di Supercoppa tra Futsal Donie come si chiama l'altra squadra, non mi ricordo, Cassano, sì, Cassano, è proprio una decisione arbitrale che ha influito sul risultato finale, perché nel momento stesso in cui viene ammonito doppiamente nel giro di pochi istanti un calciatore che è stato tra l'altro il bomber della partita per la formazione di Manfredonia, mi riferisco a Claudio Ortuso, praticamente si è persa tutta la spinta offensiva che si aveva a disposizione e l'altra squadra ha avuto la possibilità di vincere la partita. Io vorrei un giudizio di Antonio Baldassarre su questo episodio e poi vorrei parlare con il diretto interessato, che è il presidente della società sportiva in questione, che ha anche contestato certe decisioni arbitrali che hanno determinato un risultato negativo per la formazione di Manfredonia. Sì, no, noi l'abbiamo detto anche in diretta con Rete Smash, che qualche decisione dell'arbitro della partita di Ruvo non c'era per niente convinti, e soprattutto avevano molto penalizzato la Futsal Donia. Anche le continue ammonizioni, spesso immotivate e non corrisposte dall'altra parte, dove invece hanno giocato pesante, molto pesante, specialmente su Raffi Lupoli, gli avversari, c'è stata una disparità nelle valutazioni palese, evidente, a tutto danno
della futsal, così come è stata clamorosa poi la prima ammonizione a Claudio Ortuso, perché se avesse voluto volontariamente prendere il pallone in quella circostanza, quantomeno l'avrebbe messa in rete, invece l'ha soltanto sfiorato suo malgrado, non si è manco accorto che stesse arrivando la palla. No, tra l'altro praticamente ha deviato il pallone fuori, perché se non ci fosse stato lui sulla traiettoria il pallone sarebbe finito dentro. Però Vincenzo, lasciami pure dire che un calciatore ammonito non si fa poi cogliere in fallo come nella seconda ammonizione. Noi nell'agone della partita non ce ne siamo accorti, però la seconda è stata una leggerezza di Claudio. A mente fredda io poi l'ho anche cambiato valutazione per dire che comunque è stata una leggerezza di Claudio. Poteva evitare di tirare la maglia all'avversario che gli aveva strappato il pallone. Ma probabilmente era già nervoso per la prima ammonizione. Probabilmente sì. Aveva subito fallo, più volte fallo. E quindi, ecco, Luigi Esposto, io vorrei un giudizio. So che da parte tua è un po' difficile perché rischieremmo gli interventi dell'ufficio inchieste anche nel tuo caso, come è successo, come sicuramente accadrà con i dirigenti della Turris. Però so che tu sei abbastanza diretto nell'esprimere giudizi. Allora, per prima cosa, prima giustamente tu hai detto copresidente ed è giusto, io sono presidente onorario però. È l'ultima volta che vengo qui come presidente onorario perché presto, calcolando l'impegno come a microfoni spenti di cui discutevamo con Baldassarre, rifaremo l'assetto societario, per cui ci sarà un solo presidente. Essendo gli esborsi notevolmente superiori sia a quello preventivato, perché questa stagione è costata tantissimo, molto di più di quello che eravamo partiti, di cui eravamo partiti, perché questo è stato un progetto iniziato tra quattro amici per fare un campionato di stabilizzazione. Poi a dicembre sapete benissimo come si è rivoluzionata la cosa, l'ho detto anche qui, volevo vincere il campionato, anche se era tardi, facevo i playoff, ci siamo riusciti, abbiamo vinto la Coppa Italia. Mai una squadra di Manfredonia aveva vinto qualcosa, nel calcio a 5 soprattutto, siamo arrivati addirittura in finale Supercoppa, adesso ci accingiamo a fare la fase ultima dei playoff, saltando la prima fase come tu stesso hai detto. È giusto quindi dare un assetto societario molto più preciso. In chi cui... sarà il presidente Luigi? Questo lo valuterà. L'assemblea dei soci. La valuterà il direttivo in base a una serie di parametri che naturalmente verranno messi in ballo, sicuramente uno di questi sarà la disponibilità economica che avrà ciascuno di noi nel momento in cui ci sarà un investimento superiore, bisognerà valutare il tipo di campionato, ma sicuramente l'investimento sarà 3-4 volte superiore a quello di quest'anno, è un campionato regionale, per cui insomma la parola presidente dovrà essere comunque per tutte e due rimarrete come dirigenti, questo ce lo puoi assicurare Luigi? 100% rimarrà. Anche nel Manfredonia Calcio, Vincenzo. Ma non è detto nemmeno che uno dei due rifarà il presidente, perché siccome cioè, abbiamo aperto. Potrebbe essere una terza soluzione. Assolutamente sì. Per tagliare la testatura. Buon intenditore. No, per tagliare la testatura, Vincenzo, perché siccome nel momento in cui si fanno dei programmi è giusto che l'apporto, essendo uno dei parametri di cui ho parlato, quello economico, l'apporto di una persona che voglia investire in questo mondo ma che nello stesso tempo voglia anche poi avere un ruolo di decisione ultima, è giusto che abbia poi quello, nel senso che ognuno poi dovrà fare il passo in base alle proprie disponibilità. Benissimo. Questo lo volevo chiarire anche perché è una innovazione, stamattina l'ultima riunione che abbiamo fatto in cui si è deciso questo. Dopodiché Vincenzo, io sono entrato ancora una volta in polemica con il presidente del Cassano, perché leggendo sul sito loro una serie di dichiarazioni in cui si festeggiava la vittoria, il triplete l'hanno chiamato, io come mio solito fare, la dialettica non mi manca, a differenza di molti amici e colleghi che militano in questa società, ho detto, io mi vergognerei, primo perché abbiamo fatto una trasferta in casa del Cassano, io per motivi di lavoro ci sono stato a Cassano 3 giorni prima e sono 140 km da Manfredonia, Ruvo dista da Manfredonia 120 km, Cassano dista da Ruvo 40 km, uguale, a me la trasferta è costata 2 euro, allora è costato 50 centesimi, con tutti i nessi e connessi collegati al fatto di spostarsi per 2 ore e voi che siete andati. Ma la cosa che mi ha fatto più schifo, perché questo è il termine da usare, nei confronti degli arbitri, regione, federazione e quant'altro, è stato
l'atteggiamento poco ospitale tenuto dalla gente di Ruvo, che nemmeno è finita la partita, ha costretto i miei calciatori a evitare addirittura quella che era la doccia, perché mancava l'acqua calda, che nel 2016 dovrebbe essere l'ABC, va bene? Allora io credo che questi palasport di Serie A, neanche con la stampa sono stati molto delicati. D'accordo, con la stampa, però tu se permetti, l'atleta viene prima della stampa, perché l'atleta nei momenti in cui profonde una serie di energie ha bisogno di reidratarsi, ha bisogno di mangiare qualcosa, ha bisogno di docciarsi, cioè sono quelle fasi immediatamente dopo la partita, che parlo da medico, non possono essere sottovalutate, perché io li raccomando ai ragazzi. Non è che uno va sotto la doccia tutto bagnato e poi si fa venire lo shock. Lo sapete come funzionano certe fasi. Non è possibile prendere 16 medaglie, buttarle nella coppa di 15 euro, che era uguale a quella del secondo posto della Coppa Italia, e consegnarle in mano quando esiste il fair play, che dice che bisogna premiare ampiamente la seconda classificata per dare la possibilità di sentirsi non sconfitti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste operazioni sembrano futili, ma sono fondamentali nell'ottica di un fair play, perché se noi non iniziamo dalle fasi più basse di uno sport, qual è il calcio, ma qualsiasi altro sport, non possiamo poi pretendere dagli atleti, e qui vengo all'amico Castriotta rispetto al fatto che lui è un ex arbitro, gli arbitri devono sempre entrare nell'ottica che loro non sono i narcisi, sempre all'ottica al centro. Chi è al centro? Sono gli atleti e il pubblico. Senza di loro lo sport non esiste, ma questo lo dico da psichiatra. Invece molte volte l'arbitro si traveste da prima donna, e quindi, rispetto anche all'espulsione, così chiudo anche la cosa, io credo che se il presidente della Turris qualcosa ci ha da dire, avrà ragione, perché all'ottavo minuto del primo tempo buttare fuori un portiere dopo che hai dato il calcio di rigore e hai dato la munizione, come tu stesso dici, per me già hai dato una penalizzazione rispetto ad un fallo. Così come a noi, caro Vincenzo, dopo che è iniziata la partita e mi butti fuori il ragazzo, sulla seconda ammonizione non c'è nemmeno da discutere, c'era e basta. Però il modo in cui dai le ammonizioni, svendoli, tu condizioni i calciatori. Certo. E noi abbiamo un diktat FIFA che nell'ultimo mondiale ha raccomandato gli arbitri ad ammonire quando c'è proprio chiaramente la volontà di trasgredire. Questo non è avvenuto. Quindi credo che un po' tutta la classe arbitrale debba andare, non so, da qualche parte, andassero, non si facessero manco vedere, perché anche oggi in Serie A ho visto degli atteggiamenti molto pretestuosi, molto provocanti. Alla fine gli attori dello sport sono gli atleti e chi ci mette i soldi propri. Altrimenti tutti quanti fra un po' smantelleremo e rimangono loro con le loro coppe, cioè la sparatoria di fuochi d'artificio. E che cos'è? Cioè, gli attori chi sono? In questo momento di crisi noi dobbiamo essere rispettati, perché comunque mettiamo soldi puliti, possibilmente, almeno io parlo per me, poi degli altri non lo so. Se poi vogliono altri personaggi sporchi, i soliti che comprano 4, 5 squadre, 6 squadre o delinquenti in mezzo al campo, è un altro discorso, a me non mi interessa, me ne vado subito. Però vedo dei comportamenti a livello di Serie A, interregionale, Lega Pro, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, un po' troppo ripetuti, che insomma mi fanno un po' riflettere. Beh, io effettivamente, tra l'altro è oggetto di discussione, spesso leggo proprio di questa situazione del dover in qualche maniera intervenire proprio sul regolamento, soprattutto quando si concede un calcio di rigore per fallo da ultimo uomo commesso dal portiere. L'idea è quella di rivedere, cioè se c'è giustamente, come dice Luigi, la penalizzazione della concessione del calcio di rigore, non occorre aggiungere poi l'espulsione del giocatore, che penalizza ulteriormente la squadra, anche una munizione, soprattutto all'ottavo minuto del primo tempo. Insomma, è vero, Antonio? Sì, puoi. Anche di in qualche modo di spiegare perché l'arbitro ieri ha decretato l'espulsione del calciatore. Allora, è vero che il calciatore era, diciamo, defilato rispetto alla porta, quindi era a destra del palo, no? Sì. Oh. Però cerco in qualche modo di capire perché. Allora, secondo me l'arbitro ha ragionato in questi termini. Se il portiere, perché lui aveva raggirato il portiere, c'è stato l'incrocio tra il portiere e un difensore. Se il portiere non lo avesse atterrato, lui con un diagonale secco avrebbe segnato. Questa è la valutazione che ha fatto l'arbitro ieri. E quindi c'era la chiarazione da quindi no, c'era la chiarazione. No, perché comunque c'era un difensore che era quasi al centro della porta. Lui questo ha pensato, lui ha visto il fallo. No, non credo. Come no? Cioè,
Esprimete entrambi il vostro pensiero. Comunque, allora, questo ha valutato l'arbitro in quel momento. Allora, si può condividere come non lo si può condividere. Io non l'ho condivisa l'espulsione, ok? Però, cioè, voglio dire, deve decidere in una frazione di secondo. Ha visto il fallo, ha deciso. Chiaramente, dopo, che succede? Tornando al discorso, ricollegandomi a quello che ha detto prima Luigi, allora, cioè, è vero che gli attori sono i calciatori nel terreno di gioco, però i calciatori molte volte devono mettere anche in condizioni quel povero arbitro, che è uno contro tante componenti, quindi sono ci sono i calciatori. Il calcio a 5 sono 3. Vabbè, a calcio a 5 sono 3, un cronometro. No, pure ci sono due segnaline. Benissimo, i due segnali devono aiutare. Sì, però le decisioni vengono prese sempre dall'arbitro. Capito. Ok, allora, ci sono i calciatori, ci sono il pubblico, che ogni fisco, ogni decisione è una contestazione, perché comunque sia una decisione che viene presa, a volte viene criticata dall'altra squadra, e questo è sicuro e certo. Allora, ci vuole anche molta cultura dello sport nei dirigenti e nei calciatori. Allora, è chiaro che chi non ha personalità nel mondo arbitrale non ne fa di carriera, è difficile. Io oggi mi sono visto la partita Roma-Napoli. Io credo che, voglio dire, Orsato, a parte l'episodio di Higuaín che ha alzato il gomito, hai detto niente. Sì, avrebbe dovuto ammonirlo, ma non era l'espulsione. Esatto. Vabbè, mi è sfuggito quello di sopra, però per il resto, per me, ha arbitrato benissimo, perché la partita non era molto corretta. È stata corretta. Però, l'unico episodio. Però, vogliamo dire che l'assistente ha preso dei fuorigioco millimetrici. Vogliamo dirlo che è stato bravissimo. Cioè, situazioni veramente che neanche la telecamera riusciva ad inquadrare. L'assistente, non a caso sono gli assistenti che vanno a fare gli europei. Cioè, quindi, anche nella cassa arbitrale c'è gente che ha personalità e gente che invece non quello ha... Quello di ieri sera, scusami, andò, visto che stiamo parlando della Serie A, non è anzeccata una, che ha dato un rigore... Non l'ho vista la partita. Vabbè, meno male. Non ne hanno fatte di tutti i colori. E lì sono 5. Ma io la cosa stai parlando? Fiorentina-Juventus. E addirittura lì sono 5 più con l'aiuto elettronico, perché l'arbitro adesso ha la possibilità di vedere il gol in automatico sull'orologio. Ma siamo d'accordo. Come è successo ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio nella partita di Serie B, una contestazione millimetrica, l'arbitro ha avuto sul proprio orologio diciamo l'esattezza che era gol e quindi ha messo gol. Quindi loro sono comunque molto aiutati rispetto a prima. Ora, se la persona sbaglia, cioè, quando si parlava di Moviola in campo, esatto, ormai la Moviola sta in campo, perché comunque Vincenzo, se non la hai subito, certo, qualcuno te lo dice, perché basta che si prendano un minuto, due minuti di tempo. Ma basterebbe loro, guardare poi il tabellone centrale. Noi non sappiamo loro cosa sentono, non ci facciamo prendere in giro. Qualcuno, qualche parolina, non dico che hanno delle dispercezioni uditive, ma qualcosa glielo dicono pure all'orecchio. Quindi hanno il tempo tecnico per la Moviola, o ci sta o non ci sta. Nel momento in cui ce l'hai radiolina, qualcosa te lo dico. Ma il discorso che facevo io è proprio con questo atteggiamento, Antonio. Poi che uno può ancora sbagliare, io ci sto. È l'atteggiamento di presunzione, il modo in cui si muovono certe persone che ti fa innervosire senza che ha fatto niente. Poi l'errore ci può stare, l'errore è umano. Io credo che gli arbitri sono umani, però proprio nella loro umanità che si devono rendere conto che devono avere un atteggiamento un attimino più calmo. Ieri è stato bellissimo vedere l'arbitro che ha riconosciuto l'errore sull'appoggio col ginocchio del difensore della Turris e ha rimesso in gioco il... Aveva prima fischiato il fallo, poi dopo... Il secondo assistente lo ha richiamato, lo ha riconosciuto l'errore e la partita è ricominciata senza che sia successo. Anche se, insomma, quel riconoscere l'errore non è che ha determinato qualcosa durante la partita, è stato bello. No, anche perché mettersi però come dice Luigi, ci sono arbitri che anche di fronte a queste situazioni si credono dei deus in terra. Vabbè, e mai avrebbe ammesso, avrebbe fatto continuare la sua per azione. Per fortuna ci sono gli osservatori che sono lì a guardare la prestazione e poi vanno negli spogliatoi a dire se ha fatto bene o male. Quanto al rigore, Antonio, io dico che chi ha fatto la cappellata gigantesca è stato il portiere, però nel momento in cui interviene il portiere fa fallo, il portiere è l'estremo difensore, l'ultimo uomo, nel momento in cui fa fallo il portiere è l'arbitro che deve decidere. Deve avere una chiara ed evidente opportunità di segnare. Ma cavolo, siccome lui, diciamo, si stava defilando quasi, poteva anche uscire. No, ma tu hai appena detto che avrebbe potuto concludere a rete se allora, avesse saltato il portiere. Allora, cioè, questa è la valutazione. Io cerco di dare una spiegazione a quello che è accaduto ieri.
e mi sono chiesto come mai, secondo me l'ha vista in quel modo lui. Sì, cioè, che comunque sia lui, se non fosse stato atterrato in quel punto lì, che comunque non è un punto, la localizzazione geografica del fallo non rientra nel cono centrale. In base alle disposizioni che sono state date, deve avere davanti a sé la porta, cioè voglio dire tra i due pali deve essere. Siccome lui era localizzato, era defilato rispetto alla porta, allora cioè, lì non ci sono gli estremi per il cartellino rosso. Però probabilmente l'arbitro ha pensato che se non fosse stato atterrato, oramai lui con un diagonale secco avrebbe segnato. A mio parere, questo ha pensato lui. O lui, o il difensore centrale, o imparato, uno dei due doveva finire fuori, perché ha commesso fallo da ultimo uomo. Adesso lui ha visto il portiere e ha sanzionato nei confronti del portiere. Però che i Bozzi li avesse saltati, che Bozzi avesse portato il pallone oltre loro due, mi sembra evidente. Che ci fosse il rigore era ineccepibile. Per cui era un rigore ineccepibile, abbiamo detto, il provvedimento disciplinare che probabilmente è esatto. Quanto alla partita poi era apertissima, in 10 l'Aprilia, che non è una squadra che probabilmente retrocederà, in 10 ha vinto contro il Fondi per rimontando tre reti. Ecco, allora state tornando al mio discorso. Ho detto questo, che a prescindere dal fatto che adesso si può discutere se il provvedimento disciplinare fosse consono o meno, no? O proporzionato rispetto al fallo. È discrezionale. Oh. Allora il problema è questo, che ieri la Turris, certo giocare poi 80 minuti con un uomo in meno è comunque difficile, però la Turris non si è affacciata una volta. Mai. E questo è il discorso. Anche quindi, perché si sono innervositi, hanno cominciato a prendere gialli che hanno meritato, perché comunque poi le decisioni dell'arbitro sono state perfette. E allora io quello che cosa qualcuno è stato pure graziato. Si ricordassero quelli della Turris, che Coccia ha dichiarato che aveva ricevuto una gomitata che gli ha rotto. Per fortuna non gli ha fatto danni all'orecchio, gli ha procurato solo un taglio all'altezza dell'orecchio, però è stata una gomitata volontaria, non si fa male da solo Coccia. Ma infatti questo l'ho detto, ho detto che la Turris ha fatto fallo per tutta la partita. Cioè hanno avuto un atteggiamento, cioè noi non abbiamo visto il calcio ieri qui a Manfredonia. Allora noi ieri abbiamo visto la Turris che è venuta qui secondo me per prendersi il pareggio. Hanno dato calci per tutta la partita, cioè a prescindere se erano in 10, perché in 10 si può giocare anche un bel calcio. Lo vogliamo guardiamo il servizio. L'ultima cosa bisogna dire, la Turris, come molte società campane, ha il suo fortino in casa, quando gioca in casa. Infatti delle 16 partite che ha giocato in trasferta ne ha perse 9. Pareggiate 4 e ne ha vinte soltanto 2, quindi mentre in casa? In casa ha fatto 31 punti dei 41 che ha vinto 9 volte, quindi che abbia una quindi conta molto l'ambiente. Sì, la prestazione di ieri è in linea con tutte le altre prestazioni che ha fatto in trasferta, quindi non c'è stato nulla di strano il fatto che abbia perso a Manfredonia. E poi come diceva Antonio, il Manfredonia di ieri era equilibrato, era perfetto, era preciso, i tre di dietro sono stati impeccabili, per cui io credo che non ce ne sarebbe stata per nessuno con Manfredonia che abbiamo visto ieri. Vabbè, io direi di guardare il servizio relativo a questa partita. Può partire il servizio. Poker del Manfredonia che ipoteca la salvezza, anche se non è ancora matematicamente salvo. La squadra di Mister Vadacca inizia la gara subito riversandosi nella metà campo della Turris. Infatti al 7° minuto il portiere esce in ritardo ed atterra Bozzi lanciato in profondità. L'arbitro assegna il rigore ed espelle a Bagnale. Bozzi, che ha subito il fallo, tira il calcio di rigore e spiazza il portiere. 1-0 al 9° minuto e Manfredonia in superiorità numerica. 20° minuto, Turris in avanti sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma spedisce alto. 29° Manfredonia vicino al raddoppio, Bozzi supera Manzi e scarica il centro per Iuculano, che tutto solo spedisce clamorosamente fuori a pochissimi centimetri dalla porta. 47° minuto, in pieno recupero, raddoppio del Manfredonia. La porta riceve palla dalla difesa e va in avanti. Passa la sfera a Iuculano, che effettua un assist per Vergori, che sigla il raddoppio. 2-0 e tutti negli spogliatoi. La ripresa inizia subito con due cambi, Schettino per Somma nella Turris e Albanese per Gentile nel Manfredonia. Al 7° minuto la porta fa il tris, servito da Iuculano. L'attaccante Sipontino riceve palla sulla sinistra e piazza la sfera nell'angolo più lontano. Manfredonia 3, Turris 0.
18° minuto, fallo su Coccia che riceve una gomitata all'orecchio sinistro ed è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto entra Lorito, per Coccia 3 punti di sutura. 25° minuto, si concretizza il poker del Manfredonia, inserimento vincente di Bonabitacola che sigla il quarto gol su assist di Pellegrino. 31° minuto, Bozzi vicino alla quinta rete, il suo tiro finisce di poco fuori. E dopo un minuto di recupero il signor Adalberto Fiero di Pistoia decreta la fine. Manfredonia 4, Turris 0. Beh, abbiamo rivisto le azioni principali. Dispiace per quel gol perso da Iuculano. Poi le altre sono azioni significative, soprattutto quelle dei gol. Il gran gol di Antonio La Porta, l'altro gol realizzato, anzi quello precedente realizzato da Vergori, c'è stata l'ottima intuizione di Vergori nello spostarsi sul lungolinea di destra in attesa dell'eventuale cross che sarebbe pervenuto poi dallo stesso Iuculano, anche se Iuculano a primo acchito ha dato l'impressione di aver tirato direttamente in porta, invece ne è venuto fuori un cross diretto proprio a Vergori, il quale è intervenuto e ha siglato un gran bel gol. Poi fa piacere soprattutto il quarto gol del giovanissimo Bonabitacola, un'azione in tandem con Pellegrino, ed è stata davvero una bella scena quella di aver visto il ragazzo dedicare il gol ai suoi affetti più cari. C'erano senz'altro i suoi più stretti congiunti in tribuna a seguire la partita. Io direi, se non abbiamo null'altro da aggiungere, di chiudere questa prima parte, poi passiamo con la seconda parte. Antonio Baldassare, da aggiungere qualcosa? No, possiamo chiudere, tanto diremo tanto sulla anche perché poi nella seconda parte daremo le interviste a Vergori e a Coccia che sono state realizzate da te, tra l'altro. Quindi possiamo chiudere, io direi di chiudere questa prima parte, poi andiamo, ci rivediamo fra qualche istante dopo le inserzioni pubblicitarie.